Dedicato Fiat Tipo, apri la radio. Aumenta volume. Traccia precedente. Traccia successiva. Fai partire la musica. Apri film. Attiva la navigazione. Apri YouTube. Abbiamo appena visto la gestione vocale, questa è la home, gestione audio e video l'abbiamo vista adesso. Poi abbiamo DSP. E poi tutte le funzioni Android. Qui siamo su Viale Palmiro Togliatti, siamo su Chrome. Google. Sport 4K. Aumenta volume. Abbiamo installato anche la retrocamera, andiamo a vedere subito. Cosa molto importante è che lo stereo originale della macchina permetteva di eseguire alcune impostazioni del veicolo, molto importanti. Noi entriamo in programmazione tenendo premuto il tasto gestione vocale dei comandi al volante per qualche secondo. Entriamo in impostazioni. Display, orologio, porte, bloccaporte, luci, sicurezza, assistenza guida. Per dire andiamo su bloccaporte e possiamo attivare on off, luci flash con serratura. E per uscire andiamo indietro. Qui per dire possiamo programmare le luci. Insomma, le funzioni della macchina vengono recuperate. Adesso torniamo indietro e usciamo dal settaggio auto. L'ultima cosa molto importante è il Play Store, come impostare il Play Store. Il Play Store si imposta con gli aggiornamenti, andiamo nel menu a tendina, andiamo su impostazioni e andiamo a fare l'aggiornamento automatico delle app, lo togliamo e mettiamo non aggiornare automaticamente le app. Perché questo? Perché nel momento in cui voi date il wifi, se lasciate la funzione aggiornamento in automatico, lui si aggiorna in automatico, ma magari voi fate una sosta, andate a prendere un caffè oppure spengete la macchina. I pacchetti di aggiornamento non si installano correttamente perché avete spento la macchina e il tablet può andare in blocco. Mentre se mettiamo come abbiamo fatto noi, non aggiornare automaticamente le app, eseguiamo noi gli aggiornamenti. Siamo sicuri che il wifi è stabile perché l'abbiamo impostato Arrivo da noi. più 393461492. Andiamo su le mie app e i miei giochi e andiamo a verificare gli aggiornamenti. In questo caso facciamo aggiorna tutto, noi siamo in macchina, non spengiamo il tablet e siamo sicuri che i pacchetti vengono installati bene.